Benvenuti carissimi, questo è un nuovissimo video, qui con voi c'è sempre il vostro caro Nico dei Pokémon. Come sempre però, prima di iniziare diamo il benvenuto ai nuovissimi iscritti del canale, bentornati a coloro che ci seguono sempre. Continuiamo la nostra avventura con il mazzi del mondiale, dopo aver visto il mazzo del campione mondiale Master del Trainer Card Game, del campione mondiale Senior del Trainer Card Game, ora andiamo dalla parte di Cucciolotto, infatti andiamo a vedere il mazzo del campione mondiale di Junior. Andiamo a vedere l'Ancient Box del cucciolottissimo Sakuya Ota, ovvero ha portato il suo Ancient Box e ha vinto in finale proprio contro uno Spineferre. In guarda caso sarebbe successo per due volte di fila che Spineferre sarebbe andato ai mondiali, ma no, il piccolo Sakuya, si sto leggendo il nome, ha fatto sì che questo non accadesse, infatti ha vinto lui col suo Ancient Box. Quindi quest'oggi andiamo a vedere la sua lista, ragazzi miei. Detto questo, possiamo andare al video, ma non prima di ricordarvi che qui sotto in descrizione avete il mio link Instagram, devo pubblicare anche di più lì, il link dove avete tutte le carte che vi servono, Card Market, potete acquistare sia competitivo che per collezionare, avete tutto ciò che vi serve, e il link del negozio di Alberobello, del Games Time di Alberobello, ragazzuoli, venite a trovare lì e giocheremo insieme. Detto questo, andiamo al video di oggi. Ed eccoci qui, ragazzuoli, partiamo con l'attaccante principale, ovvero colui che fa i danni in questo mazzo, il piccolo Luna Ruggente, Pokémon tipo base, 140 di vita, buio, tempo passato, anche perché Ancient Box, con suo attacco più vendicative 70 più questo attacco fece 10 danni in più per ogni carta tempo passato nella tua pila degli scarti, lo fa con 2 energia buio, quindi facciamo 70 per ogni più 10 danni per ogni carta tempo passato. Quindi andiamo a vedere come è composto il mazzo. Ovviamente il 4 perde il nostro fantastico attaccante Luna Ruggente, 4 perde il Crinalato, anche lui tempo passato, 90 vita di tipo psico, con un'abilità niente male. Infatti se lo mettiamo all'attivo diamo già un po' di fastidio, perché grazie a Notte Alleata, fintate che questo Pokémon in posizione attiva, il Pokémon attivo del tuo avversario non ha abilità, quindi solo il Pokémon attivo, ma comunque è un blocco anche per Spineferre, tanta roba. Poi abbiamo ancora il 3 per di Grandi Zanne, che col suo primo attacco scarta la prima carta del mazzo del tuo avversario, mentre se hai usato una carta aiuto tempo passato ne scarti altre 3. Andiamo a scartare 4 carte del nostro avversario, anche questo può essere un modo interessante per vincere. Come Pokémon diciamo che abbiamo soltanto un altro Fezandipity X, che una volta che ci mettono KO un Pokémon andiamo a pescare 3 carte una volta per turno. Può essere anche interessante il suo attacco, ma qui non lo useremo mai, anzi sarà raro anche che venceremo Fezandipity, perché sono comunque 2 premi che andiamo a regalare al nostro avversario e non vogliamo regalare 2 premi. Pokémon finiti, abbiamo detto 4 Crinalatro, 4 Grandi Zanne X, 4 Ruggente e l'1 perdi Fezandipity. Andiamo a vedere il resto delle carte tempo passato e il resto delle carte che è un po' il mazzo. Ovviamente non posso mancare le 4 per di Anfora Terrestre, anche se tempo passato scarta 1 e prendi 2 carte energia, fortissima. 2 per della nuovissima carta Berrella Notturna, che ci permette di prendere o un Pokémon o un'energia base della nostra pila di scarti e lo mettiamo in mano, fortissima. 2 per di Blocca Amici per rimischiare 2 carte allenatore dagli scarti nella nostro mazzo. L'1 per di Canna Pesca Super, possiamo recuperare fino a 3 Pokémon o energie. 2 per di Contracchiappa Pokémon per andarci a prendere ciò che vogliamo dalla panca del nostro avversario. 2 per Distintivo Oscuro, prendiamo una carta buio dagli scarti, la segniamo un Pokémon buio in nostra panchina, quindi tanta roba. 4 per di Minor Ball, che non può mancare. 1 per di Peso Ball di Isui, non può mancare anche questa. 4 per di Pokéghiar 3.0, perché col Pokéstop, infatti ci chiamiamo Pokéstop, vogliamo trovare Pokéghiar per trovare l'aiuto, tanta roba. 1 per Recupero Energia Plus, scarta 2, pesca 4 energie, fino a 4 energie dalla nostra pila di scarti. Come asso tattico abbiamo la scatola dei segreti, che ci permette di scartare 3 carte dalla nostra mano e andarci a prendere una carta aiuto, una carta stadio, un oggetto Pokémon, quindi tanta tanta roba, ragazzi, tanta tanta roba. L'1 per di Ultra Ball ci può sempre servire.
3 per come stadio di Pokéstop e andiamo a vedere le carte aiuto. Abbiamo ovviamente 4 per guida all'esplorazione, tempo passato ci servirà sia per aumentare i danni sia per la sua utilità, ovvero per schema bambina 6 carte, 2 in mano e 4 negli scarti, tanta roba. 1 per di ordine del capo per andarci a prendere il capo che ci serve ovviamente, e 4 per di vitalità della professoressa Olim, fortissimo, che ci permette di prendere 2 energie dalla pila degli scarti e assegnarla a 2 dei nostri Pokémon in tempo passato e poi pescare 3 carta allenatrice perfetta per i mazzi tempo passato. Come oggetti abbiamo una benda sfida e non potevano mancare le 4 per di capsula energetica tempo passato. Come vedete i danni li abbiamo, ovviamente abbiamo soltanto sinergia buio, come vedete i danni ce l'abbiamo, abbiamo 40, 80, 120, 120, 160, abbiamo un bel po' di danni ragazzi, ci scartiamo tutte, riusciamo a fare anche più di 300 grazie ai 70 più di questo, non è urgente. Come dico io, come facciamo a vedere se un mazzo funziona? Questa volta sappiamo che funziona, perché è un mazzo che ha vinto i mondiali junior, quindi direi che funziona. Quindi andiamoci a fare qualche bella partita con questo fantastico mazzo del nostro piccolo campione juniores, che si chiama Sakuya. L'ho letto, andiamo. Ed ecco il nostro primo avversario di oggi per noi. Andiamo a vedere un po' che cosa accade. Allora, lancio della moneta, scegliamo testa. E testa ci esce ragazzi, tanta tanta roba. Con questo mazzo vogliamo iniziare per secondi, così possiamo sia usare la carta aiuto che comunque, se tutto va bene, possiamo cominciare ad attaccare. Buono anche il fatto che abbiamo Crinalato come primo Pokémon attivo, perché dare fastidio al nostro avversario è uno degli obiettivi, quindi va benissimo così. Dalle bustine sembra che stiamo giocando contro un Ogerpon, quindi vediamo. Vediamo un po' che cosa ci dice. Ok, siamo contro un Ogerpon che verrà bloccato subito subito dal nostro Crinalato. Vediamo se il nostro avversario ha altro, oppure passare al turno e credeva nella sua pescata. Energia lotta su Ogerpon e passa il turno, signori. Abbiamo bloccato un fantastico in un fantastico modo. Allora, andiamo a recuperare due energie. Noi non abbiamo chissà che, quindi andiamo a scartare delle energie e così facendo possiamo usare vitalità, che ci permette di assegnare una qui e una qui e peschiamo fino a 3. Ora direi di andarci a prendere sicuramente un Luna Ruggente e, visto che ci siamo, io non vorrei attaccare con quello, però facciamo così, assegniamo un Luna Ruggente e gli assegniamo anche la capsula. Facendo così passiamo il turno, comunque abbiamo un'energia assegnata per ogni nostro Pokémon e al momento abbiamo messo un po' di... Ecco qui il nostro avversario che riesce a ritirare e a pescare con il suo Ogerpon. Fatto questo, arriva anche il Pokéghia che non gli prende niente, quindi buono così ragazzi, buono buono così. Energia anche all'attivo e passa il turno. Allora, diciamo che al momento non siamo ben messi. Segniamo energia qui, Pokégear alla ricerca di qualcosa che però diciamo non avrà, perché scartiamo questa, mettiamo lui attivo e facciamo vitalità, assegniamo energia sull'altro Crinalato e che vogliamo fare? Solo 110? Facciamo 110, ma sì, facciamoci sti 110 e ci portiamo comunque il KO a casa. Ci prendiamo il KO su piccolo sul piccolo sacco ferro e direi di andare avanti. Allora,
Il nostro avversario ha comunque un modo per continuare a pescare. Acchiappa Pokémon. Ok, se gli andava a testa lui non sarebbe riuscito a usare l'abilità, quindi va bene. Pel di sabbia. E a quanto pare abbiamo messo davvero in difficoltà il nostro avversario. Bene, bene. Andiamo a usare guida. Allora, cosa ci serve? Sicuramente lasso tattica e sicuramente recupero plus. Il resto possiamo anche scartarlo. Detto questo, direi che possiamo fare 1, 2 e 3. Scartiamo un po' il tutto e recuperiamo vitalità della prof. Vitalità della prof, vediamo se abbiamo qualche Pokémon. No, ce l'abbiamo tutti qui, quindi Minor Ball sicuramente, oggetto Pokémon prendiamo questo, la stadio prendiamo questa. Fatto questo, andiamo a usare Minor Ball per recuperarci un altro Luna Ruggente. Fatto questo, possiamo assegnare un'energia sul nostro Luna Ruggente. Noi facciamo 160 danni al momento, quindi va bene così. Pokestop, perfetto, che ci permette di scartare roba. Non abbiamo trovato niente. Con i danni siamo a 170. E arriverei a 190 facendo così, quindi non proprio il massimo, diciamo. Vabbè, assegniamo capsula qui e direi semplicemente di attaccare. 170 danni sul Loggerpon del nostro avversario. E vediamo un po'. Pokestop. Complimenti al nostro avversario che si scatta un altro Loggerpon e un Greninja. Vediamo se riesce a sbloccare la situazione. Ok, boss order. Su qualsiasi... niente, ci lascia la partita. Quindi va bene così. Il nostro avversario è un po' bloccato, ma noi ci portiamo a casa la partita. Ultimo avversario di oggi per noi. Vediamo cosa contro stiamo giocando, ragazzuoli. Vediamo se il nostro Ancient Box del campione Juniores riuscirà a portarsi avanti questa partita. Allora, decidiamo noi il lancio della moneta. Decidiamo di andare per secondi, perché usare aiuto e quant'altro ci fa molto comodo. I KO sui nostri Pokémon ci fanno molto comodo, quindi andiamo per secondi. Con un crinalato che blocca le abilità ai Pokémon attivi, quindi sì, direi che siamo messi molto bene al momento, molto bene. Abbiamo guida all'esploratore che possiamo sempre usare, e vediamo. Ok, vedo un PJ, un Dragapult, un Charizard. Sembrerebbe un Charizard. Vediamo. PJ, Dusclops messi di terra. Un Charmander e un altro Dusclops. Energia su Charmander. Passare il turno? Passa il turno. Va bene così, va bene così. Allora, guida all'esplorazione, sicuramente Minor Ball e altri sicuramente Anfora. Minor Ball per un fantastico Luna Ruggente che andiamo a potenziare, questo sicuramente. Andiamo a usare Anfora per recuperare un altro paio di energie che andiamo ad assegnare sul Luna Ruggente dietro. Vediamo ora come farà il nostro avversario a vincere. Bene, molto semplicemente andando a far evolvere un Dusknoir, metterci KO crinalato e comunque farci il KO. E invece no, ragazzi, e invece no, perché a quanto pare il nostro avversario non ha ciò che gli serve, quindi a noi va benissimo così. Detto questo, vitalità della prof, una su crinalato, una su Luna Ruggente. L'altro crinalato non ci serve, quindi andiamo a ritirare, mettere lui all'attivo. Scatola dei segreti, via crinalato, via 1 e via 2, anzi magari facciamo così. Per vitalità
Sicuramente un'altra mira. Un Pokéstop è un oggetto. Fatto questo, mettiamo un altro bello Luna Ruggente dietro, assegnando anche qui capsula e energia. Pokéstop, scarta 3. Scarta 3 e 2 sono davvero interessanti. Quindi Minor Ball e non abbiamo nient'altro. Diciamocelo, va bene. Prendiamo comunque un grandi zanne e al momento attacchiamo. 260 su un povero Dusclops e ci prendiamo il nostro primo premio. Vediamo un po', ragazzuoli. Rotom, Pokéstop, doppia Minor Ball e Boss Order, quindi interessantissimo. Phelanzipity, che gli permetterà di pescare, e io con l'altra Minor Ball mi andrò a prendere un Charmander. Anche perché se io trovo Boss Order, quel Charmander glielo faccio fuori. Questo è poco ma sicuro. PJ, ok, il nostro avversario vuole assolutamente PJ. Noi vogliamo che questo accada. Allora, Dusclops, ok, non fa niente con Dusclops e carica. Va bene. Il nostro avversario decide di usare questa sua tattica. Quindi vitalità, un'energia qui e una su una ruggente. E noi a questo punto semplicemente andiamo di anfora su crinalato. Non abbiamo energie. Perché non abbiamo energie? Pokéstop, buttiamo un po' di tutto. Io volevo una barella. Volevo una bella barella. Volevo una bella barella. Va bene, fatto questo, rimischiamo due vitalità che sicuramente ci serviranno dopo. E passiamo. Passiamo, peccato, perché seriamente potevamo mettere KO, non mettere KO, potevamo scartare quattro carte al nostro avversario con l'attacco, quindi peccato. Devo fare prima Amo, rimischiare e poi fare Anfora. Peccato. Sigillo forestale per Charizard. Anche perché 130 mi fa KO solo crinalato, quindi. E tra l'altro mi regala anche un premio. Pokéstop, wow, via Pidgeot, via Charizard, via anche cosa che era Charizard, quindi buonissimo. Arriva Charizard, uno avanti e uno dietro probabilmente. Infatti, ritira e va di Charizard. Lui ha 210 di danno, quindi il KO ce l'ha. Ok, toglie Rotom, va bene. Noi va benissimo. Così vediamo un po'. Abbiamo sia decrittazione esperta che Boss Order. Molto interessante. Allora, non voglio regalare sicuramente roba al mio avversario, questo sicuramente. Faccio Boss Order per il KO, non basterebbe, quindi andiamo a fare 180.
vediamo. Pepe, Ultra Ball, lui al prossimo turno vorrebbe sicuramente fare. Allora, Ultra Ball, scartato un po' di Charizard, non so se per Charmeleon. Ok, amo. Amo per Charizard, figgio te energia, va bene. Quindi aumentiamo i danni anche noi. Lui si prende un premio, io ne prenderò due adesso, quindi molto interessante per noi. Noi andiamo a fare 1, 2, 3 sicuramente. Poi andiamo a fare Minor Ball per Luna Ruggente. Voglio fare vitalità qui? Sì, voglio fare vitalità. Però questa volta sul Grandizzanne. Quanti danni faccio? 200. Non voglio Fenanzipiti. Va bene, facciamo questo KO. Che sicuramente ci porterà tanta roba in avanti. Infatti abbiamo anche l'altro Luna Ruggente. Se lui ora setterà un altro Charmander, noi lo andiamo a mettere KO. Assolutissimamente. Anzi, se lui ora ci fa KO su crinalato con Duskunar, la cosa che andremo a fare è proprio il KO su Finanzipiti. Allora, Pidgeot arriva. Pidgeot arriva. Vediamo se arriva anche il Charmander. Io ho fatto apposta a non toglierla a stadio. Spino. Spino Fenanzipiti. Spino per. Cosa ha tolto? L'altro PG. Ok. Vediamo ragazzi. Energia. Contracchiappa su crinalato. Ok. Non so cosa il nostro avversario voglia fare. Detto proprio sinceramente, ricerca, ok. A noi basta che ci arrivi un'energia, in realtà. Amo. Ok, Charizard lucente. Va bene. E passa il turno. Allora, come faccio a pescare un'energia? Interessante. Peccato ragazzi, peccato perché sarebbe stato interessante. Come faccio a pescare energia senza che lui si setti? Con recupero plus. Perfetto, cazzo, perfetto. Perfetto. Quindi,
Lasciamo così. Anfora. Energia. Allora, l'altro con la gente non mi serve. Li assegno qui. Faccio boss order proprio qui. Ritiro proprio qui. Assegno con distintivo turbo proprio lì. E ragazzuoli, KO su Charmander. Tanta roba. Un KO che vale il settaggio del nostro avversario. Pesca 3. Charizard lucente. Ultra Ball. Via Kissara, via Luminium. Dentro Charizard, che non gli servirà a niente. A meno che non vorrà fare spino su Fenizipiti. L'altra cosa che mi servirebbe adesso sarebbe il secondo blocco amici. Wow. Incredibile. Il nostro avversario ci regala un premio e vinciamo la partita. Pensava che si attivava la roba. Niente da fare. E che dire ragazzuoli, mazzo davvero davvero molto molto interessante. Ecco perché ha vinto il mondiale dei junior. Tanta roba, tanta roba. Complimenti al nostro piccolo campione e direi che noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzuoli miei.